Ancora una volta, il popolo di Dio aveva disobbedito. Dio lasciò che i Filistei governassero su di loro per 40 anni. Poi scelse un uomo chiamato Sansone per renderli liberi. Un angelo promise alla madre di Sansone che avrebbe avuto un figlio. Sansone avrebbe dovuto fare 3 promesse a Dio: mai bere vino, mai toccare cose morte, mai tagliare i suoi capelli. Dio rese Sansone molto forte, uccise un leone e delle api fecero del miele nel suo corpo. Sansone toccò il leone morto, rompendo una delle sue promesse a Dio. Mangiò persino il miele. Sansone si innamorò di una donna di nome Dalila. I Filistei le promisero molto denaro per scoprire perché Sansone fosse così forte. Lei glielo chiese ripetutamente. Alla fine Sansone confidò il suo segreto a Dalila. «Se i miei capelli venissero tagliati, perderei la mia forza!» Così, mentre egli dormiva, Dalila chiamò un uomo a tagliargli i capelli. La forza di Sansone se ne andò via da lui. Quando i Filistei arrivarono, lo catturarono facilmente. Lo accecarono. Poi lo misero in prigione e lo fecero lavorare facendogli girare una pesante pietra per la macinazione. Lentamente i capelli di Sansone ripresero a crescere. I Filistei portarono Sansone nel loro tempio per ringraziare il loro falso dio Dagon per averlo sconfitto. Sansone chiese a Dio di renderlo forte per l'ultima volta. Sansone si trovava in mezzo a 2 colonne e le spinse. Il tempio crollò, uccidendo tutti i Filistei e Sansone insieme a loro. Sansone non mantenne le sue promesse. Invece Dio mantenne le sue.